siamo a casa di Goccia, gli antichi mestieri che non si dimenticano mai, la carta, le ceste di Vimine, praticamente sono importanti nella storia, ma soprattutto stanno ritornando in auge. Sì, sì, questa è una cosa vecchia, perché prima se non imparavi questo mestiere si tagliate fuori, che serviva per andare al mercato, per andare a fare il bucato, per mettere il pane, per vendere, per tutte le cose necessarie. Dopo che era la plastica è finito, ma io ora sto riprendendo questo mestiere. L'ho ripreso a 75 anni, l'ho lasciato a 14 per Covid, capito? Qual è stato le sensazioni che vedi le facce delle persone quando ti si avvicinano e vedono come sei maestro di questo mestiere e loro ti riguardano con la faccia sorpresa ma in fondo felice? Perché loro si trovano anche in difficoltà per vedere, dice, ma come fa questo a fare questa cosa? Beh, per i ragazzi io mi sto impegnando per imparare, faccio i corsi e sta ritornando alla normalità, penso che ce la fanno. Perché è una cosa che rimarrà sempre. Sta la poesia qua, guarda, la sai leggere? In dialetto ascolano, l'ha scritto un maestro, c'ha 90 anni. A questo punto noi ti diciamo più che buon lavoro, buon divertimento. Per me non è un lavoro, io lo faccio per beneficenza. Quello che guadagno lo do al bambino Gesù o al Salese per le malattie rare, capito? Non è per me, io lo faccio per stare in mezzo alla compagnia, ai ragazzi, ai giovani, perché mi piace tanto questa cosa. La pacchetta l'abbiamo trovata, dobbiamo iniziare a fare delle magie. Quando si fanno le magie con i bambini bisogna fare le magie con i colori. Siccome io vedo che ci sono tantissime femmine e la prima partecipante questo pomeriggio è stata proprio una femmina che io ho qui davanti a me, io ho portato qui con me un album da disegnare. Voi avete portato le matite? Io lo sapevo che tutte le volte nessuno si porta la matita. Facciamo così, prendiamo il dito, trasformiamo il dito in una matita magica. Ce la facciamo? Fatemi sentire come temperiamo la matita. Siamo nel mercatino ecosolidale a casa di Goccia. Parliamo di un'associazione che aiuta le persone ed è vicina alle persone, raccogliendo indumenti ma per donarli a queste persone. Allora, Kairos è delle Stella di Monsanpolo, noi abbiamo molti utenti che vengono da noi a chiedere aiuto nel momento in cui c'è una difficoltà economica, familiare o anche educativa, perché abbiamo anche oratorio per dove fanno i compiti e dove vengono a studiare italiano gli stranieri. Quindi tutto quello che ci viene donato poi viene risistemato, rielaborato, ridato alle persone in difficoltà. In più il venerdì noi diamo anche il pacco alimentare alle persone che proprio hanno bisogno di essere assistite anche in questo. Non c'è solo aiuto e collaborazione e rispondere alle necessità del territorio. Non siamo solo di Stella, ma qualcun altro anche della Vallata ci chiede aiuto e noi lo diamo in questo modo. E quindi oggi è solo un discorso di sensibilizzazione, che quello che è per noi può essere una cosa da buttare in realtà può essere preziosa per gli altri, e quindi ecco, di essere attenti a quello che si fa. Ok, tu ti chiami? Ciao. Non hai un nome, bene. Per questa sera sarai... No, perché probabilmente... Ok. Tu questa sera sarai... Così, okay. Così, allora, ma... Ok. Così va la cosa. Volta che fate paese la cura. Due e tre. Per fargli di colore. Rosso. E per il colore rosso. Allora, questa volta, la prima volta avevamo una femmina da questa parte, questa volta Giuseppe passa da quest'altra parte, Giuseppina passa da quell'altra. Ok. Tiene ritta, guarda il pubblico, fai il sorriso, fai il quanto ci sta non lo so, perché io infatti ce l'ho nel cuore, perché praticamente...